Allora, vediamo se funziona. Aspettiamo, aspettiamo. Se c'è qualcuno c'è, se c'è qualcuno c'è. Vediamo se funziona tutto. Se qualcuno c'è, mi dia qualche segno di vita. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Tra l'altro bello. Ok. Allora, ci siamo, ci siamo. Vedo che siamo già in due. Abbiamo ancora un attimo di tempo. Sono le 18, diamo a tutti un attimo di tempo per collegarsi. Qualcuno di quelli in diretta mi può scrivere qualcosa così vedo se sta funzionando. Uno si è tolto. Allora, diamo ancora 2 o 3 minuti, poi cominciamo. È una sensazione strana parlare in diretta perché non hai interlocutori. Bene. Oh, allora qualcuno c'è, qualcuno c'è, qualcuno c'è. Allora, tra poco cominciamo. Ok. Beh, sotto non so se sentite, ma ciao Noemi. Non so se sentite, ma in sottofondo ci sono i c'erano, perché adesso è finita. C'erano i Beach Boys con Good Vibration, perché è quello che un po' ci serve in questo momento. Beh, un minutino e poi parto come un treno. Anche perché avremo all'incirca una mezz'oretta per stare assieme, quindi bisogna un po' sfruttare bene questo tempo. Tra l'altro questa crisi mi sta facendo venire proprio a fine quarantena, però il barbone barbone. Ho 4, pian pianino si aggiungono. Ok, beh, allora io comincerei, grazie dei like e poi insomma chi si aggiunge verrà in corso d'opera. Allora, volevo cominciare questo appuntamento di oggi con una ritualità, la ritualità dell'incenso. Questo incenso arriva da Bali e a Bali c'è questa usanza molto bella di offerte che vengono fatte. Per cui se tu vai sulla spiaggia di Bali, la sera trovi queste donne bellissime vestite nei costumi tipici di Bali che accendono degli incensi sulla spiaggia come ringraziamento agli dèi. Allora io accenderei anche il mio incenso. Un attimo, un attimo, un attimo. Prende, ci va, ci va, ci va, ci va. Benissimo, ora che l'incenso c'è, possiamo cominciare. Beh, innanzitutto dobbiamo dire, insomma, fare un attimino le presentazioni perché non ci conosciamo. Io prima di presentarmi, però,
Vorrei un attimino spiegare il motivo del perché siamo qui. In questi giorni di quarantena, dove comunque siamo obbligati a stare a casa, ero lì che pensavo e dicevo: ma le persone che non hanno una casa, come fanno? Dove vanno? Come fanno loro? No? E quindi sono venuto a conoscenza di questo progetto crowdfunding che tra gli obiettivi, perché poi gli obiettivi sono molteplici, anche quello di aiutare appunto le persone che sono in momentanea difficoltà. Tra le cooperative da ringraziare abbiamo la cooperativa Momo per il progetto Senza Tetto, la cooperativa Emanuele per i bambini ospitati da casa e ospedale Santa Croce Carle per l'acquisto di DPI. Allora, molto bene. Detto questo, è il momento di fare le presentazioni. Io sono Francesco De Maria, ma tutti mi conoscono di più come Cece ultimamente. Cece Mannazza. Che cosa sono io nella vita? Beh, io nella vita sono un regista, un attore, un animatore, un educatore, insomma, diverse cose. La domanda è: ma cosa fa concretamente quello lì? Di che cosa si occupa? Beh, per fare un esempio di quello che consiste il mio lavoro, mi sono messo un attimino di appunti qua. Allora, io per quanto riguarda il mio lavoro, per esempio, insegno alle persone a parlare con lo sguardo rivolto in avanti. Come? Ah, non si può più fare? Ah, cioè non si può parlare direttamente? Ah, uno sputo di saliva arriva fino a 8 metri di distanza. Ah, no, quindi va bene, anche questo, cioè, sbarriamo. Ah, mi occupo dei gruppi di persone, nei gruppi di persone che non si conoscono faccio fare dei giochi di socializzazione, dove all'inizio ci si saluta da lontano, poi ci si dà la mano, poi ci si danno gli abbracci. Ah, neanche quello non si può più. Allora, aspetta, che lo sbaglio. Ah, no, poi faccio degli esercizi di statue dove ci si appoggia, si entra. Ah, neanche quello si può fare. Ah, faccio fare dei riscaldamenti corporei dove si corre, si salta, si. Perché a furia di stare a casa siamo un po' più deboliti, quindi non abbiamo più la stessa resistenza di prima. Vabbè, allora tolgo anche quello. Beh, faccio la respirazione si può fare? Ah sì, beh, respirazione sì, anzi, forse quella che in questo momento, dove tutti quanti siamo soggetti a delle psicosi, in qualche maniera ci sentiamo agitati, abbiamo molta paura, la respirazione può essere un buon modo per resistere. Quindi la respirazione possiamo lasciarla, ma allora, tornando al punto 1, che non si può più parlare pubblicamente dritti così, perché sennò si rischia appunto di contagiare. Cioè, però il lavoro sulla parola possiamo continuare a farlo. Sì. Ah, quindi questo significa che la mia professione, come la facevo prima, non riesco più a esercitarla. Quindi ho pensato un attimino e ho iniziato a dire: che cosa posso fare per riuscire a fare lo stesso il mio lavoro, ma farlo in un modo diverso? Ho capito che questa condizione è una condizione nuova che ci mette appunto in una nuova condizione momentaneamente. Chiusi in casa, quindi se io non ho bisogno, io devo tornare ad imparare e combinare delle combinazioni. Prima che iniziasse questa quarantena, tra le mani mi era capitato questo libro che si intitola L'arte di apprendere di Anita Momo. Io ho iniziato un attimino a darci uno sguardo, visto che prima della crisi dicevamo sempre che non avevamo mai tempo per leggere i libri, prendevamo i libri e diciamo: ah, quando avrò tempo mi metterò a leggerlo. E infatti è successo proprio così, che mi sono messo a studiare da capo e mi sono messo a studiare un attimino questo libro. E di conseguenza poi che cosa ho notato? Che ci sono delle parti in comune proprio tra questa arte di apprendere, questo modo di apprendere e il mio lavoro di insegnante di teatro. Quindi da lì ho iniziato a ragionare un attimino, ho iniziato a dire: beh, allora potremmo fondere i due modi, potrei usare come base questo libro qua, ma unire a quella che è la mia conoscenza teatrale, di modo da
riuscire a fare lo stesso un lavoro teatrale, anche se purtroppo, come sappiamo, il teatro, come ho detto prima, è contatto fisico, è pubblico. In questa situazione non abbiamo né contatto fisico né tantomeno pubblico, però abbiamo una grossa ricchezza che è l'italiano, che è ricco di parole, quindi in una qualche maniera sto comprendendo sempre di più, e lo vedo in questi giorni, che le parole hanno un loro peso ed è importante soppesare le giuste parole da dire, perché se no il rischio qual è? Che si rischia poi di fare dei danni oppure di aumentare questo sistema di paura. Ma veniamo un attimo nel concreto. Questo libro si intitola L'arte di apprendere, e allora partiamo un attimino da una definizione di base. Allora, visto che qua si tratta di imparare, dobbiamo partire da una condizione iniziale, cioè imparare a memoria non significa apprendere. Apprendere infatti vuol dire appropriarsi ed esprimere l'atto mentale attraverso cui il soggetto adegua la struttura della sua mente alla particolare nozione di cui intende possessarsi. Quindi apprendere significa impossessarsi di un concetto. Successivamente arriva la seconda parte, la memorizzazione, che dicevamo prima. La memorizzazione diventa utile una volta compreso un argomento. Se è necessario immagazzinare un numero di dati. Quindi, in questo senso, apprendere è la base. Successivamente, con la memorizzazione, io la arricchisco di particolari. E qua mi fa venire in mente il primo parallelismo col teatro. Quindi abbiamo detto che imparare significa apprendere. Per apprendere devo comprendere, ma se per esempio parliamo degli agognati, dei famosissimi copioni tanto attesi che tutti vogliono, la domanda principale sul copione è: ma noi abbiamo capito veramente in che cosa consiste uno spettacolo? Abbiamo capito così tanto che siamo in grado di spiegarlo agli altri? Sì, se siamo in grado di spiegarlo, allora l'abbiamo fatto nostro. Se no, diversamente, allora, questo vi dice sulla memoria. Senza memoria non possiamo imparare e senza imparare non possiamo vivere. La memoria è un processo di impressioni e di esperienze vissute soggettivamente, ma non è né la volontà, né la logica, né l'affetto. È la capacità di ritenere cose del presente per utilizzarle in futuro. L'esempio più classico è questo qui. Ci troviamo in questa situazione dove non possiamo uscire e allora che cosa ci tocca fare? Ci tocca pazientare, però la pazienza che si impara in certi momenti è una carta utile in futuro. Dice ancora, successivamente dice, il tirocinio può essere definito come il processo nel quale la condotta viene modificata in modo stabile attraverso l'acquisizione di esperienze del soggetto. Quindi questo che cosa significa? Che prima abbiamo compreso. La fase 2, il tirocinio, è proprio la comprensione e la pratica per riuscire a imparare, ma soprattutto a cambiare. Imparando io cambiando si impara e cambiando cresco. Quindi rimane il primo punto, comprendere le cose. Secondo punto, arricchirle di particolari. Terzo, riportarle nell'esperienza quotidiana. Come si traduce tutto questo ragionamento logico? È molto semplice. Cioè, se io voglio dire, per esempio, la parola mela, per riuscire a dire la parola mela, come prima cosa, devo aver sperimentato la mela. Nel momento in cui io sperimento la mela, vengo a conoscenza della mela e quindi in un momento successivo, nel momento in cui dirò la parola mela, automaticamente farò appello a tutta una serie di conoscenze che io ho sulla mela. So che la mela è rotonda, so che la mela è succosa, so che la mela è tosta, so che la mela è buona, ma tutte queste cose le so perché le ho sperimentate su me stesso. Infatti, qua fa un esempio molto interessante. Questo
libro è stato scritto da una docente universitaria, quindi, e non solo penso, insomma, qui c'è questa frase che mi ha fatto molto ridere, ma porta al parallelismo numero 2. Allora, per fissare una cosa nella memoria è necessario comprenderla. Uno dei modi per accorgersi se l'alunno ha studiato comprendendo, se si è arrivato alla memoria, manca quello per viaggiare il loro file, il conscio, ovvero pensando, oppure il conscio, ripetendo le cose già dette. Quindi questo significa cosa? Che se per esempio noi ci troviamo a guardare, facendo parallelismo con il teatro, se noi ci troviamo a osservare per esempio delle vision, o anche solo per esempio guardiamo le recitine dei bambini, no? Esce questo classico tono a cantilena. Per fare un esempio, farò un esempio citando gli amici di Biella con cui durante l'anno la fortuna di collaborare, ma per fare questo esempio noi diciamo questo: prendiamo una poesia e la poesia è questa qui, dice: la nebbia agli erticolli piovigilando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Abbiamo due modi di dire questa cosa: o abbiamo il modello recitina che viene così: la nebbia agli erticolli piovigilando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Questo è il recitina che noi non interessa. Diverso invece è il lavoro che fa un attore, che ha interiorizzato i concetti, ma soprattutto che vede e immagina quello che si dice. Nel momento in cui l'attore vede con la propria immaginazione, percorre mentalmente le immagini che poi dice, automaticamente la resa è diversa. Per cui è tutto un film d'arte, può venire la nebbia agli erticolli piovigilando sale. E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Vedete, c'è proprio una differenza tra quello che è una cosa imparata a memoria, dove io non metto del mio, non metto nulla, e una cosa interpretata. La narrazione, in questo caso, come questa poesia che ho appena detto, è proprio la questione delle immagini. Ed è la questione delle immagini che un attore ha nella testa e quindi riesce a trasmettere, ma è anche un immaginario che il pubblico si crea. Con la voce dell'attore, il pubblico può anche essere a occhi chiusi e deve vedere tutte le immagini che l'attore dice. Ma questo si manifesta nel momento in cui un attore gioca con la parola e soprattutto fa vivere al pubblico le immagini che sta vedendo. Allora, vado avanti perché prosegue e dice ancora delle cose molto interessanti. Dice: sintetizzando, diremmo che l'elemento richiamato alla memoria deve essere caratterizzato da un concetto che abbia come punto di appoggio una parola. Ma la domanda è: cos'è il concetto che io voglio rappresentare? La cosa che voglio rappresentare? Beh, il concetto mentale e intellettuale dello soggetto. Dice, una rappresentazione intellettuale che implica un'adeguata comprensione, poiché soltanto dall'importanza delle relazioni significative proprie si può stare il carattere ordinato della riproduzione, premettendo che nel processo di evoluzione le parti sviluppano facilmente senza sforzo alcuno. In questo sistema, dove vedo le cose, le sperimento, le faccio mie, ma soprattutto le riporto nella mia esperienza personale, automaticamente anche il concetto che voglio esprimere funziona in maniera diversa, o lo si riesce ad esprimere in un modo diverso. Facciamo ora un piccolo esempio, nel senso che qua si è creato, mette tra i punti di questa trattazione, mette, come dire, una Bibbia dell'apprendimento, no? Cioè, come si fa a imparare? Beh, bisogna dire una cosa molto importante: molto spesso, quando le persone hanno a che fare con gli attori,
la prima cosa che dicono è: ma a imparare tutto a memoria? Io non riesco ad imparare a memoria, non ce la faccio. Quindi questo cosa significa? Significa che probabilmente finora abbiamo utilizzato probabilmente un metodo che non c'era coniale. Ci siamo ostinati a studiare cose cercando di seguire magari un modello che non è nostro. L'importante nella vita qual è? Che cos'è importante? Trovare il proprio modo per fare le cose. Se ognuno trova il suo modo di riuscire a fare, riuscirà anche automaticamente a trovare un suo modo. Forse per riuscire a imparare bisogna trovare un altro modo di apprendere o crearsi dei significati che sono nostri. Nel vademecum dell'apprendimento che io ho sintetizzato come Bibbia, dice questa cosa qui. Dice: ogni apprendimento implica la padronanza completa del materiale. Quindi, se voglio parlare di una cosa, la devo conoscere, se no, non riesco. Ogni apprendimento va compiuto in condizioni e ritmi opportunamente disposti in relazione alla struttura del materiale, al grado di preparazione del soggetto. Quindi questo cosa significa? Che molto spesso magari ci sovraccarichiamo non ha il sufficiente tempo di immagazzinare. Mi fa l'università, mi dice: ma io ho 24 ore esatte contemporaneamente, e su questo ho totalmente ragione. Ma la questione è questa qui, che devo anche concedere i tempi per interiorizzare le cose. Infatti dice: è opportuno distribuire l'esercizio nel tempo. E comunque, interrompendo il lavoro, allorché si manifestino segni di stanchezza. Quindi questo cosa vuol dire? Che bisogna andare fino a quando proviamo, ma riuscire a stabilire i tempi, riuscire a capire, bisogna riuscire a capire nel momento in cui io studio quanto io riesco a dedicare a ciò che sto studiando. Nel momento in cui riesco a capirmi, riesco a conoscermi, riuscirò anche a trovare una strada giusta, per poi arrivare magari anche a studiare poi a un livello molto più elevato, come nel caso prima di tanti esami che uno deve dare. Ma siamo qui per imparare, per imparare ci va un attimo, quindi significa che ci dobbiamo reimpostare, in questa reimpostazione conoscerci. Io direi che in questi giorni di tempo per conoscerci ne abbiamo e anche molto. Quindi possiamo utilizzare questo tempo un attimino per capire, e specialmente per capire come funzioniamo, e soprattutto per trovare un qualcosa che faccia al caso nostro. Inoltre dice ancora: occorre soprattutto, attenzione, fare in modo che ciò che viene appreso non provochi una dimenticanza. È già appreso. Questo è il classico caso, no? Dove studio, 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 sovrappongo, 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 e quindi poi rischio di confondermi e di non riuscire a dare un ordine giusto alle cose. E infine, questa è la pillola finale, dice: mettersi quindi in un atteggiamento giusto, in condizioni di calma, è indispensabile. E qua ritorniamo al teatro, ritorniamo alla respirazione, specialmente in questo periodo. Ed è quella che nel momento sono spaventato o c'è qualcosa che mi dà proprio fastidio, insomma, che mi crea ansia, nel momento in cui io non respiro mi faccio prendere dall'agitazione. Nel momento in cui io rirespiro e ritrovo la calma, per affrontare questa situazione di difficoltà. E questo si può applicare a un copione, magari un copione lungo, lungo, lungo. Mio Dio, come faccio. Ma è anche così, stiamo vivendo. Oh, mamma mia, come faccio. La prima. E tutto caso.
Un'ultima citare Pallon di Fedor molto intelligente, dice: la nulla, so che è intelligente, detto, non ha qualitativa e non c'è immagine, per quanto concreta, che non sia espressa da una parola. Io volevo dire, le ultime due conclusioni che voglio dire sono queste. Da quando è iniziata questa crisi, io ho ragionato molto su un modo diverso per affrontare la mia professione. Dovendo lavorare con persone di età diverse, ho dovuto cercare un qualcosa che potesse andare bene per tutte le età. Stranamente, stiamo lavorando sia con la compagnia Guys of Verre, ma anche con i bambini dell'associazione Pentagramma di Centallo. Continuiamo a lavorare. Certo, durante l'anno abbiamo seguito un certo tipo di percorso che momentaneamente è sospeso, però abbiamo anche detto: non perdiamo tempo, non perdiamoci d'animo, facciamo un lavoro che poi ci possa aiutare nel momento in cui torneremo in azione ad affrontare le cose in un modo diverso. Questa crisi ci insegna anche un attimino a riadattarci. Fa male per tutti l'idea di aver lavorato fino a ieri in un certo modo e adesso non sapere cosa fare. Però è altrettanto vero che nella crisi dobbiamo trovare le risorse, soprattutto il modo di riuscire a superare. Io dico che in questo momento non si può andare fuori, più dei 200 metri non possiamo fare. E dico che non possiamo uscire fuori. Allora entriamo dentro di noi e lavoriamo su noi stessi. E tutto quello che momentaneamente le messo a disposizione, ci sono cuochi che mettono ricette, ci sono musicisti che insegnano a suonare, c'è un sacco di materiale che è messo a disposizione. Abbiamo tutti voglia di entrare in contatto con le persone, ma ciò non vuol dire che non possiamo utilizzare, perché una volta che questa crisi finirà, ma ritornare con delle caratteristiche diverse è anche una forza in più. Per concludere, quando ho sentito in televisione parlare di questo virus, si dice che questo virus abbia fatto il salto di qualità per riuscire a passare dalla specie animale alla specie umana, che è quello che fanno tutti i virus. Il virus per sopravvivere deve fare il salto di qualità. Ora, come si dice, se vuoi conoscerli, gioca per loro riuscirà a sconfiggerli. Il punto è, se riuscirà a sconfiggere questo problema, trovare risorse, anche noi dobbiamo fare il salto di qualità, apprendere come delle spugne e diventare persone più forti e migliori, che soprattutto possono aiutare tutte le persone che ci sono attorno e che in questo momento sono magari in una situazione di difficoltà, un po' come questo crowdfunding. C'è qualcuno che diceva che nella vita bisogna aiutare il prossimo. C'è stato qualcun altro che ha detto che il prossimo è colui che sta in prossimità, cioè colui che è vicino. E questa è l'occasione. Dobbiamo aiutare anche le persone che sono attorno a noi con la nostra presenza, con il nostro contatto e con le nostre qualità positive. Bene, io avevo mezz'ora. Spero di essere stato utile, spero che sia stato interessante ciò che vi ho detto. Vi auguro, insomma, tutto bene e una volta. Ciao.